Va bene ragazzi, allora nell'episodio precedente avevamo finalmente raggiunto Hogwarts e eccoci arrivato nella signora Cassa. Non passerà nessun Grifondoro e toccherà a noi fare tutto. Si è aperta la biblioteca e dove volete che sia Hermione nel suo tempo libero? Dunque, ora nella biblioteca, un'altra volta attenzione, qui c'è un passaggio segreto nel passaggio segreto, tante gelatine e una figurina Steg e maghi famosi. Quindi esploriamo per bene tutto quanto. Così possiamo usare il flipendo. Allora, come sapete, il flipendo non è utilizzabile in ogni momento. Ci sono certe aree in cui non si possono fare incantesimi e nel caso la nostra bacchetta emette una puzzetta. Oh ragazzi, tra poco 250 gelatine, eh. Continuiamo a raccogliere tutte anche se siamo a 250 perché sta cosa che ne servono 500 per il flipendo 2 bloccata in una stanza apparentemente irraggiungibile l'ho scoperto solo quanto? Qualche settimana fa. Quindi sarà una cosa indiretta il recupero del Flipendo 2 in questo let's play, ragazzi. Una sorta di first play, no, perché il gioco lo conosco, però quando si recupera il Flipendo 2 sarà per la prima volta anche per me, ragazzi. 250, ma noi continuiamo a raccogliere tutto. Qui c'è un passaggio segreto. Oramai sono riconoscibilissime le biblioteche in cui c'è il passaggio segreto. Cioè le librerie in cui c'è il passaggio segreto. Mi sa che in questa parte esploreremo solo la libreria. Eh sì. Hermione comunque non si trova in passaggi segreti, si trova semplicemente al termine della stanza normale, ma noi adesso esploriamo tutto. Oh, c'è un libro qui. Vai! Abbattuto subito, perfetto. Qui intanto ci sono anche dei libri con cui fare punti per Grifondoro. Molto utili, devo aggiungere. Allora, eccone qua un altro. Vai, perfetto! Sti libri poi li odio perché ricordo benissimo che nel mio let's play della pietra filosofale sono arrivato in ritardo alla lezione di Raptor per colpa loro. Me lo ricordo benissimo, io non dimentico. Ah, vai. Oh, un altro libro volante. Dai. Che palle, sti libri sono delle cose. Vai, fatto fuori anche lui. Oh, un'altra confezione di gelatine. Vai, perfetto. Ora di qua. Bisogna fare parkour tra le librerie adesso. Ah, no, qui è da dove siamo venuti o è un passaggio segreto? No, mi sembra sia un passaggio segreto il passaggio segreto. Noi da dove siamo venuti? Non me lo ricordo. Comunque non è da qui, no no. Allora aspettate un attimo che mi tuffo in questa libreria che come ho detto c'era un passaggio segreto nel passaggio segreto. Bene, è tutto, è questo. Andiamo. Via. Eccoci qua, infatti! La figurina Streghe Maghi Famosi, la quinta! Prima però dobbiamo distruggere qua. Vai, ora siamo quasi a 300. Diamo un'occhiatina. Per far cadere le figurine volanti bisogna colpirle con il flipendo. Io non me la ricordavo sta cosa. E di solito le figurine volanti le lasciavo dicendo, ma quando è che dobbiamo
metterle, quando è che bisogna prenderle, non lo sapevo mai. Comunque mi sembra che questa sia Harry Potter, mi sembra sì, Harry Potter è già sulle figurine streghe e maghi famosi, perché è noto per essere l'unico mago sopravvissuto alla Avada Kedavra. Dunque, la figurina, ciò che più conta, è recuperata. Dunque, qui abbiamo fatto, abbiamo fatto tutto, non resta che tornare indietro. E ora però tornare indietro mi ci vorrà un bel po'. No, ecco, bene, fatto. Ok, siamo tornati ancora una volta all'area principale della biblioteca. Ora, non ci resta che esplorare più a fondo, mi sa che ci sono altri passaggi segreti con altre gelatine. La figurina non credo, ce n'è solo una nella biblioteca. Sono 24 e sparse così in giro ce ne sono aspettate. Quella che so io, no, Var vinta, poi tutte tranne 3, ecco, tutte 21 su 24, 21 figurine sono messe in giro, mentre 3 se ne vincono per, beh, dei minigiochi scassa cazzo. Allora, ecco Hermione laggiù, qui intanto c'è un altro passaggio segreto, e laggiù vedo volare un altro libro. Dai. Ah, perfetto, vai. Qui ci sono altre gelatine, quindi prendiamole tutte. È importante far tutto. Ah, qui c'è Hermione. Dunque, no, basta. Andiamo da Hermione. No, prima di andare da Hermione voglio vedere il passaggio segreto. Da questa parte, no? Sì, da questa parte. Vai, andiamo. Chissà cosa nasconderà. Oh, altri libri volanti, bene. Facciamo punti per Grifondoro, perché qui c'è la probabilità, mi sa, che Serpeverde possa vincere la Coppa delle Case. Perché alla fine della cerimonia finale, Moneta dirà, vediamo chi ha vinto la Coppa delle Case quest'anno, e non vengono assegnati punti bonus per quello che abbiamo fatto nell'avventura, non come nella Pietra Filosofale in cui doveva vincere per forza Serpeverde, ma all'ultimo vince Grifondoro. Quindi impegniamoci con i punti, perché non saprei bene cosa possa succedere. Però so che nella versione PC, anche se Grifondoro ha meno punti di Serpeverde, Silente darà punti bonus fino a fargli superare Serpeverde, facendo vincere Grifondoro per forza. Dunque, questo passaggio segreto c'era solo delle gelatine, quindi andiamo. E andiamo finalmente a parlare con Hermione. Allora qui, ah, delle confezioni, bene, altre confezioni di gelatine, tutti gusti più uno, vai, 300... 1810 ce la facciamo? Sì, così ci rimarranno 110 gelatine e passa, vai. Quindi adesso possiamo tornare da Ron e farci dare la password, la parola d'ordine. Come sapete, mi sembra che ve l'ho già detto nella Terra Filosofale, ma la parola d'ordine della signora Grassa, sì, vabbè, anche chi guarda i film se ne accorge, è sempre diversa in ogni anno. Nel libro cambia addirittura da semestre a semestre. Allora, Caput Dragonis nel primo, Fortuna Maior nel terzo, la Colibri nel secondo, poi c'è anche la parola d'ordine del quarto, quinto e sesto anno. Il settimo ovviamente non penso si sappia, perché come sapete nel settimo anno vanno in giro per il mondo alla ricerca degli Horcrux, non a Hogwarts. Caricamento, e vai, dai, diamogli la parola d'ordine. Sì, ah, va bene, devo parlare. Allora, nel dischetto masterizzato c'ho un bug abbastanza fastidioso. È probabile che Harry non riesca più a uscire dalla sala di ritrovo di Grifondoro e vada a sbattere proprio contro lo sfondo nero invece che uscire dal ritratto. Quindi, non so, devo riavviare proprio la PlayStation finché il bug non scompare, boh. Ad ogni modo, guardate qua cosa interessante. Figurine
coppa della gala di erbologia, della lezione di erbologia, gala di difesa contro le arti oscure e lezione di difesa contro le arti oscure. Ho detto i titoli sbagliati, ma vabbè. Se ne vinciamo tutte e quattro, la figurina di Godric e Grifondoro sarà nostra. Quindi da 5 andremo a 10, perfetto. Spendiamo tutte quelle che possiamo e prendiamole tutte e 5. Così da 5 passiamo direttamente a 10. Dai. Vai. 8. Oh, il creatore del basilisco questo. Lo ricordo bene perché è una delle 11 figurine d'oro nella camera dei segreti per PC. Un po' quanto siamo 10, perfetto, infatti ora non ce ne vendono più. Allora, la torre dei fondatori è una grandissima fregatura. Cosa c'entra la torre dei fondatori? Ve lo dico io, semplici bozzetti inutili, basta, non c'è nient'altro. Mi aspettavo, non lo so, un duello segreto o qualcosa. Comunque, perché nessun oggetto è missable in questo gioco? Guardate qua, c'è l'album delle fotografie di Colin, esaminandolo. Guardate un po' quel che succede. Ma perché deve caricare anche per un album? Madonna! Ah, ecco, guardate. Harry con Ginny Weasley. E lì c'è la figurina presa. Guardate, premendo il quadrato, inizia il livello. Quindi possiamo ripetere tutti i livelli che vogliamo, ma proprio tutti. Harry su una macchina, Harry che ripulisce tana gnomi, qui c'è la figurina ma non la prenderò. Harry nella tana, figurina presa, vabbè. Man mano che andiamo avanti al gioco se ne aggiungeranno sempre più foto che ci faranno ripetere ognuna di queste un livello del gioco non ripetibile. Dunque, oh, siamo a 13 minuti e finalmente ho spiegato tutto questo. Quindi, entrare nella torre dei fondatori è una grandissima fregatura. Ci sono solo dei bozzetti e nient'altro. Però adesso dobbiamo fare una piccola cosetta. Con 5 figurine streghe e maghi famosi noi possiamo affrontare subito il campione di Tasso Rosso. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto e alla prossima!